Sono 131 i nuovi casi di Covid in Campania su 9.212 tamponi processati, ma sono 8 i decessi. Intanto è caccia a Napoli ai fantasmi del vaccino, un napoletano su 3 diserta la Campania, se tra Vomero, Chiaia e Posillipo e boom di adesioni da Piscino, Lammiano, passando per Secondigliano e San Giovanni a Teduccio, i trentenni sono maglia nera. Insomma, meno prenotazioni nei quartieri popolari. 366.000 i napoletani, il 40% dei residenti che non chiede di farsi somministrare il vaccino. Questo grado di incertezza crea un momento, diciamo, di non completa adesione alla vaccinazione, motivo per il quale la Regione Campania, il Presidente De Luca, ha fin da subito chiesto maggiore chiarezza al governo, anche nella comunicazione, che sia una voce univoca che dia tranquillità alle persone. Intanto arrivano le nuove scorte, ma servono più vaccini. Sono arrivate ieri circa 300.000 dosi di Pfizer, l'altro ieri di Moderna un 30.000 dosi. Logicamente abbiamo già fatto richiesta al governo centrale di maggiore dosi, anche perché la Campania ha l'indice di popolazione più alto tra i dodicenni e i cinquantenni, quindi automaticamente, come è stato chiesto dalla regione, ci devono essere mandati più vaccini. Sullo sfondo un nuovo assalto ai sanitari del 118 è successo nel quartiere San Giovanni a Teduccio. Un uomo con minacce, insulti e percosse ha costretto un dipendente della Croce Rossa a consegnargli le chiavi di un'ambulanza per soccorrere una parente. Si è messo alla guida, si è allontanato, è stato poi rintracciato grazie alle immagini della videosorveglianza.